In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Insomma, ha detto Herzogruppe. cose molto interessanti. Mi piace questo discorso che l'alimentazione è un gesto naturale, non è medico. Assolutamente, Non è assolutamente. medico. Senta, una curiosità, velocemente. Leggevo di 5 alimenti bianchi da evitare: latte, zucchero, sale, farina e riso. No, fake. Mito o realtà? Metto la terza. Non è né mito né realtà. E sa perché? Sa perché? Le spiego. Se lei mi dicesse, ma se io Si ricordi mangio troppo sempre. zucchero, è l'estimodis in rebus, è regolare. Noi siamo onnivori. In Allora, Inghilterra perché avevano quando messo il lei... bollino rosso all'olio extravergine, al parmigiano reggiano e al latte italiano e avevano messo il bollino verde a Red Bull e Coca-Cola Zero perché erano due aziende che venivano a dare un sacco di Allora, posti io di andai lavoro in all'hotel Inghilterra. Baglioni di Hyde Park a Londra, c'era la ministra della Sanità Brown e la sua sottosegretaria che fecero tutta una filippica Se a voi favore del inglesi loro volete ancora pensiero. avere un erede al trono fra 20 vent'anni, 30 anni, 40 anni, è meglio che questi due mangino come le diciamo noi, perché se mangiano come dite voi, la principessa Middleton ne deve fare 7, 8, 10 figli perché successo gliene resti d'inverno da uno un punto di vista sano. diplomatico. Sa come finì? Allora, BBC mi intervistò, tolsero subito il bollino obbligatorio rosso. Ma quando arrivai in Italia, l'ambasciatore inglese in Italia mi disse: You are right, tu hai ragione, io mangio come dici tu e non come dicono i miei Per le connazionali. E combinazioni questo è stato storiche erano il arrivati i primi ghanesi in regione e quindi io, affamata come tutti gli antropologi, come Marco Haime, tutti di esotismo e di ricerca altrove di risolvermi dei problemi che sono sempre nostri, ho iniziato a studiare questo primo centro di accoglienza che erano ghanesi di punto. seconda Quindi primissimi generazione che africani si arrivati in laureavano ed era una soddisfazione vedere anche come in qualche modo il mio studio poteva aiutare a inserire, a dare Chiaro strumenti agli che se insegnanti, c'è alla un numero che è sanità. aumentato È quello delle migrazioni forzate, da cause politiche, da cause spesso anche ambientali, che si mescolano a quelle politiche perché abbiamo appunto un nutrizionista che sa che siamo onnivori, se non c'è cibo si scappa. E quindi se noi abbiamo un climate change qui da noi, figuriamoci cosa succede nella fascia delle migrazioni, che è quella più calda climaticamente, ma anche più calda per ebollizioni politiche, bellissima guerre e questo racconto, veramente bellissimo, poi anche qui è immenso. Trovo una certa affinità con quello che diceva prima Calabrese, che poi anche quello che si racconta dai media, no? È anche non sempre limpido o come dire, o scevro da interessi perché io gli nascosti, dicevo insomma, sempre, così. Certo. fuori, fenotipo, siamo diversi, dentro le cellule sono tutte uguali e moriamo tutti col tumore, con l'infarto allo stesso Certo. modo. Non è che c'è l'infarto degli asiatici e l'infarto Beh, il cibo degli riguarda il italiani, per corpo, cui fatto di stiamo solo. scheletro, muscoli, organi, sistema nervoso, vasi sanguigni. Una vita sana implica un equilibrio tra tutti gli elementi. Si mangia per nutrirsi e per emozionarsi, tra le parole di memoria di Adriano della Jursenar. La salute psicofisica è determinata dall'intestino. Allora, quali sono i cibi Ha fatto migliori una per... bella domanda, sa perché? Perché è fondamentale fare questo discorso. Veda, quando lei dice il discorso dell'intestino che è importante, io ho fatto un libro, mia moglie Caterina è una giornalista specialista, 10 anni fa In noi scrivemmo tecnologia un libro, alimentare. Come dimagrire con la dieta mediterranea, spiegando all'inizio che abbiamo due cervelli, uno è nella testa e l'altro è nell'intestino. Questo discorso è fondamentale, per cui quando lei mi dice ma quali sono le verdure e la frutta, io le dico... Allora, ora siamo Siamo abbiamo bisogno in in un questo periodo momento. di verdure a foglie larghe, gli spinaci, Ecco, le l'acidità diete, poi dell'intestino. anche l'intestino si riflette sull'acidità del cervello, sul sangue si riflette anche sul nostro Fantastico, comportamento. vabbè, quel discorso è immenso, però è bella questa cosa che ha detto perché anche il cibo dipende dal luogo, dal clima, perché l'essere Certo. umano è un prodotto della natura. Assolutamente sì. No? Il concetto è molto semplice, Quindi cioè non c'è anche... una casa dove far ritorno. E parte dalla constatazione che non solo, come dicevamo noi, siamo un po' in pareggio, 5 milioni di entrate e di uscite in Italia, quindi noi siamo parte di una composita situazione demografica e di spostamenti, ma che pervade tutte Alla le fine fasce la della popolazione. popolazione Quando io dico sopravvissuta. come specie umana, proprio perché ci siamo spostati, se restavamo fermi a fare i cacciatori e raccoglitori in Africa, saremmo morti, estinti. Tornando alla Invece sua ci siamo domanda, la spostati, abbiamo. diaspora significa che c'è un pianeta che è in costante movimento in questo momento storico e quindi connesso, ripeto, ad accelerazioni del flusso del lavoro. Quella donna Capitale, dei lì vive con consumi. noi, vive 20-24 ore al giorno con i nostri anziani, i nostri bambini, ma al contempo tira sui figli a distanza. Quindi dov'è la presenza di questa donna? È una presenza transnazionale. Il vantaggio, diciamo, della comunità scientifica è che possiamo avere connessioni effettivamente anche noi transnazionali. Quindi io riesco di...
Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi autorevoli interpreti.